Andiamo proprio a Milano, dove lo avete sentito, la statua di Indro Montanelli è stata imbrattata con della vernice rossa e coperta di insulti. L'inviato è Stefano Fumagalli. E sono davvero indignato come milanese. È la vita. Ci sono i cretini in giro. È un vandalismo ingiustificabile. Si dicono indignati i milanesi per la macchia rossa e quelle scritte che offendono la memoria di Indro Montanelli, uno dei giornalisti e scrittori più illustri della storia contemporanea italiana. Ci sono altri strumenti per far valere il proprio punto di vista. Credo che siano stupidaggini. Giorni fa, dopo l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti e i moti distruttivi contro i simboli del colonialismo, un gruppo di attivisti milanesi aveva chiesto la rimozione della statua, riferendo alla vicenda degli anni 30, quando l'allora sottotenente Montanelli sposò in Etiopia una ragazzina di 12 anni, atto rivendicato come usanza locale. Però Montanelli è stato di più. Montanelli è stato un grande giornalista. È stato un giornalista soprattutto che si è battuto per la libertà di stampa. È stato un giornalista indipendente, forse per tutti questi motivi è stato gambizzato. Noi siamo qua per dire che la storia non si cancella, che grandi personalità come Indro Montanelli devono trovare la dignità della memoria senza attacchi ideologici assolutamente inaccettabili. Attivisti di Fratelli d'Italia provano a pulire, qualcuno invece si schiera contro lo scrittore, sotto lo sguardo del giornalista che nel 77 si aggrappò proprio a questa cancellata dopo essere stato raggiunto da 4 colpi di pistola in un attentato terroristico rivendicato dalle Brigate Rosse. E torniamo ora a parlare di cassa integrazione, perché tra ritardi